Welcome Steve! Ma che belli! Mamma mia! Ragazzi, meritate veramente tutto il successo che avete. Meritate veramente il successo che avete perché si è... Davide è svenuto! Davide ha visto Lorella e si è buttato per terra. Davide, che è successo? Allora, Lorella e Emanuel, io posso colloquiare con loro tranquillamente perché si parla in italiano, ma con Galen e con Steve mi è molto più difficile perché loro parlano in americano. E dato che sono dei ballerini, io vorrei proprio chiedere ad Alessandra Martinez di tirare fuori tutta la sua grinta di interprete simultanea e di tradurre quello che io chiederò e quello che mi risponderanno Steve e Galen. Adesso voglio dire una cosa a tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento. Sapete che sono ancora più belli dal vivo? Eh? No! Sono ancora più belli dal vivo questi ragazzi! No! Lorella, cominciamo da te, vedevo un tuo splendido primo piano in questo momento. Dimmi. Mi racconti come ti ha scelto Pippo Baudo? Pippo Baudo come mi ha scelto? Mi ha scelto in una convention che facevo io per una ditta di gelati, dove ballavo. E lui presentava e di lì mi ha visto e mi ha fatto una serie di provini. Ha capito che c'era la stoffa che per arrivare. C'era qualcosa probabilmente. Senti, l'altra sera in Fantastico Bis, mi pare, oppure all'inizio di Fantastico, non mi ricordo, Pippo ti ha chiesto, ma te l'aspettavi quello che sarebbe successo? E io tu hai detto, no. Tu prima hai detto di no, però poi hai detto, però un po' speravo. Ci speravo. Certo. E che cosa speravi veramente? Ma effettivamente non puoi dire quello che ti speri perché non sai quello che ti aspetta, per cui soltanto adesso mi rendo conto di quello che mi è arrivato. Sembri una bella mieletta, è proprio bella, una bella mieletta tutta tonda, bianca e rosa, un po', una mieletta bionda. Grazie. Sei molto carina, veramente, oltre che molto brava. Passiamo invece a un altro frutto, come potremmo chiamare lei, un frutto esotico. Galen, passiamo prima alle donne. Galen, Alessandra aiutami, sì. Mi raccomando. Galen, io ti ho vista in quel video stupendo insieme a Michael Jackson, che ho trovato bellissimo, e so che tu sei stata protagonista di molti videoclips. Sì. Ah, mi hai capito? Oh, come parlo bene l'americano, non la conosco. È ricca, sei internazionale. Senti, mi perdoni se prima cosa, invece che chiedere una cosa su di te, ti chiedo una cosa su Michael Jackson. Com'è Michael Jackson da vicino? Michael Jackson, is it alright for you if she asks you something about him instead of you first? Sure, he's molto simpatico. Sì? E basta, Lando, non posso più chiedere simpatico niente. Simpatico e basta. Allora, facciamo una domanda invece professionale. La differenza di modo di lavorare fra l'America e l'Italia. Voi so che siete molto preparati. The difference of working in Italy and in America. Right. Well, Fantastico, first of all, is there's no show like that in America. Dice che in America non c'è uno show come Fantastico. So it's basically completely different. We have everything taped and pre-recorded. Perché negli Stati Uniti tutto è registrato praticamente. Ah, tutto è registrato negli Stati Uniti? Sì, la diretta. Va bene. Mi pareva che insomma forse verranno da noi a imparare qualcosa. Maybe they're gonna come here and learn something from us, she's saying. Ah, well, it's also another thing that's different is un'altra cosa che è diversa. In Italy you work much slower. In Italia si lavora molto più lentamente. At least here in Rome. Perlomeno qui a Roma. In Los Angeles or New York City. Invece di Los Angeles o New York. Si lavora molto più rapidamente. Vedi Steve, noi abbiamo bisogno di creare, capisci? Allora abbiamo dei tempi che non sono tempi morti, le pause, sono i tempi della nostra creatività, della nostra improvvisazione. We have not a time dead. We have a time in life. Cosa ha detto Lando Buzzanca di fondamentale? Ho detto in inglese non abbiamo tempi morti, abbiamo tempi vivi. Ah, ecco, ho detto giusto. Perfetto. Steve, ti trovi bene? Steve è rimasto sconvolto evidentemente. Ti trovi bene in Italia, Steve? Sì, molto bene. Pensi di rimanere? Piace. Di fare come Manuel che ormai non va più via? Rimarrai anche tu, Steve? Are you gonna stay in Italy, you think? Oh, we have to go back to Los Angeles because we're doing a film after this. Devono andare entrambi di nuovo a Los Angeles perché stanno facendo un film dopo la trasmissione. Un film? Yeah. Come sì. Attori, oltre che as ballerini. Actors.
Sì, come attore. Si picchia. Tanta fortuna a voi. Manuel, l'idolo di tutte le ragazzine. Io ho mia figlia che è pazza di te, ma pensa a te. Senti, di una cosa... No, aspetta, facciamolo così. Diciamolo alle due, quando tutte le ragazzine sono tornate da scuola. Tu dimmi una cosa, invece. Come ricevi tutto questo amore che ti arriva dalle ragazze, dal pubblico, le lettere? E ormai è più di un anno. Con amore. Con amore le ricevi. Che cosa pensi del tuo futuro? Non ti posso parlare di quello. Perché? Io penso in oggi. Ah, perché no? Non perché è un segreto, perché non ci pensi. Non ci penso. Che cosa ti piace di più della vita? Cerchiamo di capire come è fatto questo ragazzo che ha tanto successo con le ragazzine. Che cosa ti piace di più della vita? Le donne. Qual è il tuo ideale di donna? Così adesso tu dillo, descrivila bene. Capelli, occhi, trucco, vestito. Così domani vediamo. Pure il vestito, facile, sì, andiamo. Davanti, davanti al delle vittorie tutte uguali. Sì. Gambe lunghe, forti, belli e grandi occhi. Generosa. Conclusione, una Sofia Loren. Sofia Loren. Hai capito? È mica male! Steve, sei d'accordo? Scusate, scusate, cosa c'è? Lando Buzzanca che sta facendo uno spettacolo per conto suo sull'altro lato. Cosa hai detto, Lando? Non sembrava. Io non devo mai chiedere niente a nessuno. Perché? Non devo chiedere mai niente a nessuno. Perché? Non so, tu pensavi che fosse più il suo tipo, non so, Ingrid Tulin. Stavo giocando per Ingrid ridere Tulin. La platea, solo quello. La ridono i ragazzi. Certo. Ignati ridi. Gelin, tu hai delle sorelle, no? Sì. Tre. Tre sorelle, sì, sì. Di cui due fanno le ballerine. Tre. Tutte e tre fanno le ballerine? Sì. Tutta la famiglia di ballerine? Sì. Ma è alle Hawaii che avete imparato a ballare così? Perché ho letto che tu hai fatto tutta l'infanzia nelle Hawaii, è passata. Non tutta. I lived in Hawaii for 8 years. 8 anni? Ho vissuto lì per 8 anni. Sì. 8 anni. Yeah. Sì. E alle Hawaii hai imparato a fare questi movimenti? Sì. Questi movimenti. Is that what you learned? Allora, fatemeli un po' vedere dei movimenti vostri. Steve e Gail, regalateci un momento nel vostro spettacolo sulla pedana di Pronto Chi Gioca, che è a vostra disposizione. E grazie ancora. Lorella, ma Manuel la... Ma intanto mi segue sempre. Ah, così bisogna fare con Manuel. Ragazze, avete visto? Bisogna prenderlo, afferrarlo per un braccio. Forza! Noi, oh, sugar, sugar.
novità, Lorella dice non si può più ballare con Manuel. Perché? Ma okay, guarda mi cosa sono fatto. Mi sfoglia continuamente. Oh. Mi tira giù i guanti. Ma sono basta, terribili basta. Loro. Loro mi sa che sono molto più seri, molto più professional in American style. Eh? È vero? Loro sono un po' più pazzerelloni perché tu sei sudamericano. Sì. Di dove? Venezuela. Venezuela. Ah, tu sei una romanina verace? Verace. Ho visto una cosa molto carina tua a Porta Portese, in un di quei servizi. Che fiatone. Aspetta, tu riprendi riprendi piano. In cui eri in mezzo alla gente. Che cosa vi dice la gente per strada quando vi riconosce? Normalmente complimenti. Poi c'è anche, non so, la persona che vuole i biglietti per andare al Teatro delle Vittorie. O magari ti fermano non riconoscendoti, ma soltanto perché magari sei vestita in una... Perché sei una bella ragazza, una questa è normale, novella, su. E a te, Manuel? Lo stesso. Lo stesso? È uguale, identico. Kellen, Steve, che cosa vi succede per strada a voi? Avete avuto un grandissimo successo. Eh? We're trying to do Christmas shopping, yeah? And... We always get stopped, we can't get anything done. Quando cercano di andare a comprare le cose per Natale non possono concludere nulla perché in continuazione li fermano. Ah sì, non, nessuno pensa di farvi un regalino per Natale. And nobody thinks about giving you a present or something for Christmas? No, nessuno. Che cosa vi augurereste per questo Natale? What would you wish to yourself for this Christmas? Un po' per tutti, non soltanto egoisticamente per noi stessi, un po' per tutti. For everybody. Oh, just happiness. Happiness. Felicità. Felicità. Che cosa ti fa più felice a te? What makes you most happy? To be with people that are, you say simpatico, molto simpatico, people that are simpatico and just so there's no problems. The problems make it very difficult to go through things if you keep combating with problems. Stare con persone che, come diciamo noi in italiano, simpatiche per evitare problemi. Le trovate in Italia? Did you find those people in Italy? Oh, yes! 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 Of course! Of course, wins the corsa! Adesso la domanda fondamentale, che me la sono tenuta proprio per ultima, perché, voi siete soltanto amici? Are you guys just friends or what? We're very good friends, yeah. Sono molto amici. Sono dei buoni amici, adesso. Just very only friends. Senti, Lani. Look in my eyes. E voi? Come si dice Monel? E voi? Sono amici? Monel. Sono amici? Soltanto amici. E basta. Nessuno è fidanzato qui. Niente, lavorano sempre, non si guardano mai niente. Vabbè, adesso ci guardiamo tutti insieme il telegiornale e dopo Magalli c'è ancora? Allora forse, eccolo là. Allora, buon pranzo, ci vediamo dopo alle 2 con altri ospiti ancora e altri giochi. Ciao.